per la serie le buone abitudini non cambiano mai e queste sono un sacco buone. Siamo qui alla Sagra della Castagna, non so se vi ricordate l'anno scorso ero con la buona Angelina che però aveva confuso la castagna, beh insomma quest'anno non c'era, sono da solo, ma abbiamo l'arte pasticcera di Enrico Maggi. Restate con noi perché c'è un servizio proprio con l'acquolina in bocca. Un sacco di dolci, tutti a base di castagna. Does it have to get losing yourself? No cry for help. She don't think you need it. And old friends are just a chore. But now you need them more than ever before. All that glitter and all that gold won't buy you happy. Been bought and sold, riding white horses you can't control. With all your glitter and all of your gold, take care of your soul, take care of your soul, soul, soul. Benvenuti a Funny Moon, ma soprattutto siamo qui nella pasticceria ricreata ad hoc dal maestro d'armi Enrico Maggi. Buonasera e bentornato. Buonasera. Stasera sbocciato, come si dice a Roma, però diciamo che la sua esperienza questa volta, siamo tornati con una madrina doc. Ma super dite, doc. Super doc. Super doc. Ma dite, benvenuta anche a lei a Super 3. Grazie, grazie, è un piacere per me essere qui, soprattutto in compagnia di un grande maestro dell'alta pasticceria. Anche perché, come dopo il tuo cameraman inquadrerà le creazioni di questo artista, insomma, lasciano ti posso dire a bocca una cosa, aperta. Mi sì. Una cosa. Mentre c'è il cameraman che girava, noi abbiamo già assaggiato, come si dice, la prova del fuoco, l'abbiamo fatta prima, quindi... Giovanissimo, quanti anni hai? Sei 29. Un ragazzino. Un pupetto, veramente. Io c'ho la domanda delle domande. Perché un ragazzotto giovane come te, no? Che fa il pasticcere, che c'è la tua silhouette, ma tu li mangi dolci o li fai e basta? È vero, è magrissimo, in genere non è proprio così, Bellaci no, questo segreto. Ci sto attento. Comunque cerco di mantenere sempre la linea. Invece Matilde, tu con i dolci come stai? So che tu sei appassionata di danza, c'è la scuola di ballo, eccetera, eccetera. Con i dolci come stai messa? In che senso? Che se li mangio o se li faccio? Prima se li fai, poi se li mangi. Li mangio. Basta. Sei una no, buona non marchetta. È che. No, li mangio, non sono proprio bravissima a farli. Infatti io prima ho detto che voglio diventare allieva del maestro, così mi insegna un po'. Come dire, insomma, almeno la scuola. Le basi, no? Per poter... manco una crostata. Beh, bisogna migliorare. Magari bisogna migliorare. Accanto a Enrico sicuramente diciamo che un catovero fuori, che non c'entra niente con dolci, il catovero è un piatto complicato. Bene, Enrico, diciamo invece le info, quelle importanti, perché tu comunque sei oggi qui in questa sagra bellissima della castagna, dove il piatto tipico oggi è il dolce, però tu ci sono delle info sulla vostra associazione, eccetera, eccetera, che vanno dette. Quali sono? Sicuramente la Prologo di Cave, la città di Cave, che ogni anno organizza questa bellissima manifestazione, inserendo anche gli altri eventi come quello mio. Ma possiamo dare un numero di telefono, quello c'è? Sì. Vuoi darlo? Senza voce. Ma sì, dai, così. Giustamente, dai. 345-5914-102. Bene, che dire? Signore, io diciamo che con i dolci sono un po' antipatico, perché io... Mi piacciono ma non tutti, però stavolta devo dire che ho fatto man bassa, quindi la mia soddisfazione culinaria è andata in porto. Girovagando fa l'arte pasticcera, abbiamo trovato un altro appassionato dei dolci di Rainbow Magic Land, giusto? L'amministratore. Salve, buongiorno a tutti. Sì, è vero, molto appassionato di dolci e questi hanno la faccia di essere molto buoni, anche se non li ho ancora provati.
Ah, guarda, vogliamo fare la prova in diretta. Ce n'è uno che lei gradisce. Siamo appena arrivati, adesso ce li proveremo tutti con calma. Devo dire che qui a Cave organizzano sempre cose molto gustose. Ma voi siete molto vicini, no? Siete a un passo. Noi siamo vicini, il parco è qui a praticamente 5-10 km da Cave. Molte delle persone di Cave, molti ragazzi di Cave lavorano nel parco a Rainbow Magic Land e molti lo visitano, e quest'anno abbiamo ospitato una serie di eventi organizzati da Cave. Di fatto all'apertura a marzo, l'apertura di quest'anno, e ci ha portato anche fortuna, abbiamo fatto la processione storica, poi abbiamo fatto la revocazione del trattato di pace a settembre, e per l'anno prossimo abbiamo in serbo un po' di altri eventi. Bene, benissimo, io ci sono stato al parco, mi sono divertito tantissimo, niente che invidiare a tutti i parchi nazionali che ci sono, finalmente un bel parco vicino a Roma ci sta veramente a cecio. E poi l'altra cosa da dire è che siamo aperti anche in inverno, e quindi, come dire, di questi tempi uno non ci penserebbe, ma in realtà fino al 6 gennaio c'è possibilità di venire a Rainbow Magic Land, quindi invitiamo tutti. Che questo è Real TV, no. Si dice davvero? No, ma stai scherzando. Vedi, vedi come il gabbisce, poi siamo tutti più felici. Gabbisce? E basta. Oggi veramente è una gioia incontrare Roberta Amendola. Per quei 3-4 che non guardano il TGR del Lazio, che l'unica motivazione è perché vivono in Umbria magari. Esatto. Tu sei la conduttrice del telegiornale. Sono la conduttrice del telegiornale e come voi lavoro sul territorio. Beh, tu hai detto siete la prima rete, per carità, lo siete sicuro, perché come noi fate un lavoro importante, che è quello di promuovere attraverso l'unico mezzo di cui disponiamo quello che è il nostro territorio, quello che sono soprattutto le bellezze e le potenzialità del nostro territorio. Penso che questa, la serata di Enrico, ma non solo, questa sagra, questa atmosfera serva davvero, in un momento come il nostro particolare, storico e culturale, a promuovere quello che abbiamo di bello, ma soprattutto anche a riscoprire le nostre identità. Anche di buono, visto che ci siamo. Assolutamente di buono, di eccezionale, perché stiamo parlando di un prodotto unico, unico al mondo, che davvero mantiene alto anche il nome non solo di Cave, ma di tutta la regione nel mondo. Rapporto con i dolci? Rapporto con i dolci, che domandone, mamma mia, è un rapporto ottimo, diciamo ottimo da un punto di vista, triste da un altro perché è dura. Un amore e odio, perché diciamo che ogni tanto dobbiamo contenerci, però li amiamo, amiamo i dolci e quelli alle castagne ancora di più, perché la castagna penso sia uno dei prodotti più veri del nostro territorio e di Cave soprattutto, ed è anche uno dei prodotti più saporiti, perché secondo me è il giusto equilibrio tra il dolce e il salato, un sapore unico che solo la castagna ha. Roberto, ti ringrazio. Grazie. In chiusura noi diciamo sempre una cosa che porta fortuna, che è 3 volte gabbisci. Gabbisci? Gabbisci per 3 volte, vedrai che... Che potrebbe portare fortuna, benissimo. Anche perché si dice che anche la castagna porta fortuna, quindi questa sera davvero sarà proprio 2013, ecco, proprio 2013, boom. Bene, Roberta, Super 3, il TGR del Lazio, gabbisci. Gabbisci, gabbisci, gabbisci. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg, I'll reach.
sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Siamo qui a parlare anche della parte della collaborazione di questo evento, che ce n'è, e siamo con... Ristorante Bono Assai. Che... Pinci Daniele. Ecco, esatto. Voglio dire, il ristorante si mangia, ma i dolci... questo caso no, anzi, assolutamente sono buonissimi, poi tutti i dolci tipici, e anche come la cucina del ristorante Bonassai è tipica, quindi insomma, che dire. Dove sei Bonassai? A Cave, con le Palme precisamente, a Cave. Comunque bene, come è Bono Assai. Bono Assai, come si dice, si mangia buono e non si paga assai, no? Ecco perché. Pensa invece se si pagava assai con sta crisi. No, assolutamente. Noi facciamo le formule anti-crisi proprio per quello. Bene, quindi. Passiamo dalla parte culinaria alla parte del fashion, dell'abito, giusto? Sì, io sono Eleonora Gianperduca, il mio atelier è Elins Moda. Sto a Cave da qualche anno, collaboro con Enrico, è sempre un gran divertimento vestire le ragazze che collaborano con lui, ma anche collaborare dal punto di vista pratico e vedere questo giovane che si dà molto da fare. Io pure sono giovane, un po' meno, però insomma so apprezzare il talento, mi piace molto. Manamana. Sei un artista, un cantante, un ballerino, perché no, anche un burlesque? Contattaci al 333-333-8693, sarai anche tu protagonista con noi.